Web ragazzi e bentornati! Visto che il video della base Killa Zombie è riuscita a raggiungere e superare i 500 like, oggi procediamo con il secondo episodio, utilizzando gli aculei a muro e gli aculei di legno a terra. Come vedete sono entrambi full perk oro e entrambi con solo perk di danno, con l'ultima perk che guarisce le costruzioni, che dovrebbe essere patchata con l'ultima patch 9.40. Quindi che facciamo? Partiamo a costruire la nostra piccola base intorno allo scudo antitempesta. Ora è il turno delle trappole, aculei di legno terra e aculei a muro, raga, sono importantissimi, quindi percorrete tutto il percorso intorno al vostro scudo antitempesta. Abbiamo ultimato la nostra base, ora dobbiamo vedere come funziona con lo sciame di abietti e la modalità negato. Siete pronti, raga? 3, 2, 1, go! Una volta che avete fatto partire l'ondata, non dovrete far altro che posizionare la vostra base Killa Zombie. Avete visto che comunque hanno anche rimosso l'animazione della base quando la mettete giù, eh? Questo è un fatto positivo per me, perché molte volte mettevi giù la base e magari il taker ti pigliava da dietro, specialmente nelle modalità endurance, ecco. È un fatto positivo, lo vedo anche bello fluido era mentre giù la base, provate a farci caso anche voi, raga. Ok, ci siamo, l'ondata è partita. E niente, aspettiamo gli zombie. In teoria non dovremmo proprio far niente. O la falliamo o riusciamo a vincerla. Secondo voi? Notate come il mio scudo antitempesta ha già perso uno di vita incredibilmente. Attenzione, primo zombie è avanzato di brutto rispetto agli altri. Come mai? Ha utilizzato il NOS. Vediamo che la base si inizia a caricare. Ecco, forse il boom base, se la base la metto qui sopra, non è che è tanto utile. Però vediamo se proprio in caso qualche trappola finisce l'utilizzo. Come vedo stanno scalando veramente veloci gli utilizzi. Se qualche trappola finisce l'utilizzo, forse al posto del boom base ci metterò appunto Harper macchinista, così da incrementare la durevolezza. Ma adesso lo vedremo. Comunque hanno tanti utilizzi queste trappole. Vi starete chiedendo: Kino, perché lo stai facendo a tavolaccia? Sappiate che una volta che raggiungete un livello comandante abbastanza alto, gli zombie vi spawneranno per le wargames e solo per le wargames di livello alto, anche nelle basi di pietralegno, tavolaccia e vallarguta. Questo perché hanno fatto in modo che le quattro basi non scalassero con la potenza a differenza di quando noi saliamo di livello, ma bensì ci ricompensano con materiali diversi. Per esempio a Montespago ci danno stravantaggi epici e leggendari, mentre a Vallarguta ci becchiamo molti più rivantaggi, quindi dovete valutare bene le zone dove farmare. A Montespago troviamo anche gocce di pioggia e fulmini in bottiglia, ma non mi dilungo qui, poi farò un video molto chiaro dove vi spiegherò anche le varie ricompense delle varie case basi. Per ora non preoccupiamoci, guardiamo questa difesa e vediamo come procede. Magari faccio un taglio veloce? We'll be right back.
Mancano 10 secondi, ma abbiamo un piccolissimo problema, raga. È finita la trappola in mezzo, non me l'aspettavo. Quindi probabilmente o switcherò con Re dei Ghiacci come primario per vedere se riesco a mantenere quella che è la durevolezza, perché essenzialmente mi hanno attaccato molto questo muro, essendo che è quello in mezzo. Queste trappole ok, tutto ok, qua addirittura neanche a metà, però qua dove è stata attaccata maggiormente mi ha finito l'utilizzo. Questa è una cosa abbastanza importante, potrei anche cavarmela senza, cioè alla fine il muro può sopravvivere un minuto dopo che finisce l'utilizzo così senza la trappola, diciamo, come abbiamo visto nel video che avevo mostrato un botto di tempo fa. Però proverò a fare dei cambi, Togliamo boom base, mettiamo trappole robuste e poi come primario vorrei provare a switchare lui col Re dei Ghiacci. Quindi andiamo subito a provare. Ok, ci siamo. Quanto mi piace il Re dei Ghiacci come skin comunque, raga. Su Salva al Mondo mi piace troppo. Non so perché, ma ha un gusto particolare per questa skin. Mettiamo giù la base e stiamo a guardare gli zombie come prima. Inutile che vi dica, raga, che se avete problemi potete benissimo fare uno strato alternativo di Aculea Muro. Ovviamente lo faccio di legno per farvi vedere, voi fatelo di metallo, lo fate tutto intorno, così loro dovranno spaccare due muri. Essenzialmente dovranno spaccare prima il primo e poi arrivare al secondo, così risparmiamo tempo e risparmiamo la durevolezza iniziale che prima era finita. Se proprio volete stare tranquilli, ma non è neanche necessario come vedete. Beh, staremo a vedere. Arrivano. Ok, tutti ghiacciolini. Vendo ghiacciolini in sapore, anzi dal gusto un po' amaro. Allora, invece con questa build, ghiacciandoli, probabilmente non abbiamo neanche bisogno del macchinista che ci aumenta la durevolezza. Perché la stavo tenendo sotto controllo, probabilmente l'avete visto anche voi dalla clip. E, che dire, secondo me appunto possiamo togliere macchinista e rimettere boom base. Però se mettiamo boom base, la base dobbiamo comunque metterla giù. Quindi terrò Harper macchinista. Quindi raga, voi decidete bene quello che fare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi rispolverato un paio di idee, spero di avervi dato anche un modo ulteriore dove poter settare una vostra casa base velocemente, giusto per fare due wargames e appunto guadagnare risorse differenti rispetto a quelle di Montespago e rispetto a quelle di Vallarguta, raga. Io comunque spero che questo video e questa idea vi sia piaciuta. Come al solito, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Lootiamo un po' in giro. 187 su 555, molto buono. Bella bella!